Carissimi amici, buongiorno. Eccomi ancora con voi. Ho deciso di farne una rubrica quotidiana, un video al giorno, finché starò qua, visto che comunque i tempi non sono brevissimi. A me fa piacere fare un video al giorno con il quale parliamo un poco delle varie cose, quindi se vi fa piacere, senza alcuna pretesa. Io non mi sto sforzando affatto in questo modo qua e quindi mi fa piacere condividere con voi alcune precisazioni. Per quanto riguarda l'annuncio che feci di Porta a Porta che mi contattarono, insomma, per questo tipo di intervista, ora poi non ho saputo più niente perché sto nel letto qua e quindi io presumo però, dato che non mi parlarono di date eccetera, che si riferiscono a un periodo un po' successivo, cioè quando uno sta proprio bene, quando uno deve essere dimesso anche dopo, perché la tempistica non me la diede, quindi io ho dato questo annuncio del contatto, però poi vi farò sapere eventualmente, insomma, concretamente qualcosa che in questo momento io non so. Poi volevo dirvi anche una cosa, volevo precisare riguardo al video di ieri, che giustamente qualcuno dice ma queste sim attivate a Terni, no? Per il caso di Denise, dice ma vabbè, ma che ci vuole che si vede a chi sono state attivate e si vede se queste persone sono coinvolte. Il problema non è quello allora, forse non mi sono spiegato bene. Queste sim, che stranamente tutte generate a Terni da, non in un negozio normale di vendita, ma da un cosiddetto dealer, che sono quei personaggi, anche un po' strani, che generano questi numeri, a volte intestati a prestanomi, a volte intestati a gente che non esiste proprio, e che, guarda caso, appunto furono attivati quel giorno a tanti chilometri di distanza a Mazara. Ora, non vorrei insistere su questo, però la stranezza nasce proprio dal fatto che sia stato attivato in quel momento e presuppone ciò comunque un'organizzazione, comunque presuppone un'organizzazione. Perché altrimenti che senso ha attivare 4-5 sim come queste nello stesso momento? E certamente questo è un dato di fatto e non possiamo dire, non possiamo dimostrare in questo momento, ma è un dato molto molto strano di cui la commissione d'inchiesta certamente ne dovrà dare atto. Quindi spero di essermi spiegato in questo senso qua. Quindi non è una cosa così per, tanto per. È un'anomalia molto, molto strana. E quindi questa è la seconda cosa. La terza cosa importante, vorrei parlare di Antonio Logli, quell'antipatico, diciamo, marito di Roberta Ragusa, però a fine mese verrà depositata innanzi alla Corte di Appello di Genova istanza di revisione processuale. Perché? Perché nonostante che, parliamoci chiaro, egli sia veramente una persona, diciamo, antipatica perché tradiva la moglie con questa Sara Calzolaio, questa ragazza, quindi condannabile a livello etico, a livello morale, però vedete qualcosa non torna nel fatto della deposizione del giostraio Loris Gozzi, perché ci sono dei fatti nuovi e bisogna tenerne conto, amici miei, di questi fatti nuovi. Ci sono due ex detenuti che hanno messo nero su bianco il fatto che in alcuni momenti particolari il Gozzi si sia lasciato andare a intendere di aver fatto false dichiarazioni. Ora,
questo è un fatto. Però è un fatto anche che l'allontanamento volontario di Roberta De Luce non deve essere intesa come quello di una mamma che sta nelle piene facoltà, perché è anche emerso che negli ultimi tempi, prima della sparizione, qualcosa era cambiato nella sua vita. C'era una forma, diciamo, di esaurimento forte, vedete, un po' come devo dire, ricordate la mamma siciliana, la mamma di Gioele? Ebbene, quella pure era una mamma così attaccata ai figli e poi ha trascinato con sé il figlio in quella brutta avventura. Voglio dire, non si può escludere che sia successo qualcosa, che sia caduta nella rete di qualche contatto, di qualcuno, perché il Loris Goes, vedete, qual è la peculiarità? Ascoltatemi, lo so che io non voglio difendere Antonio Logi, però a me piace la verità, piace analizzare le cose. Era l'11 e il 13, la notte tra il 13 e il 14 gennaio, no? Del 2012. Ora la notte fredda e nei giorni successivi a questa sparizione nessuno si è fatto avanti. È passato gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, luglio. Arriva il mese di agosto ed esce fuori Loris Goes. Chissà come, chissà perché, dice, no, ma io mi sembra, ho visto una macchina ferma con un signore dentro, poi ho visto una donna. Non si riferisce mai assolutamente ad Antonio Logli. Poi passa agosto, passa settembre, passa ottobre, passa novembre, si arriva al 27 dicembre, quindi quasi a Capodanno, e il Loris Goes, il 27 dicembre, non si sa come, non si sa perché, dice, no, ma quel signore che stava seduto lì e poi quel signore che litigava con una donna, io sono sicuro, l'ho riconosciuto come Antonio Logli e ha insistito su questo. Ora dico io, è una cosa credibile questa qui, sulla quale dare una condanna? Perché poi, vedete, io non lo so, ma una persona che si vuole liberare della moglie, che cosa fa? In piena notte, fredda, prende, fa questa cosa e ha la lucidità di far sparire tutto. Ma se lo vuol fare, lo fa in altri contesti. Poi i figli che stavano a casa, nulla hanno visto, nulla hanno sentito, nessun litigio. Quindi si basa un po' tutto su questo giostraio, su Loris Goes. Anzi, ci stava pure, leggo qui, una deposizione di una zia di Roberta Ragusa, che purtroppo adesso è deceduta, la signora Adriana Alpini, che praticamente disse che Roberta viveva un profondo disagio comportamentale, le aveva più volte confidato di volersi andare via in un posto caldo e che le aveva messo per iscritto in tanti quaderni, che aveva un cartellone dove lei disegnava queste cose. Poi il cartellone è stato ritrovato dalla criminologa Anna Vagli, è stato effettivamente ritrovato in soffitta questo cartellone dove lei, la Roberta, nonostante, ecco, i ragazzi, i bambini, però diceva io me ne voglio andare via, voglio cambiare vita. Ma vedete, il disagio c'era, amici miei, io, ad esempio, pure la caduta dalla scala, vedete, dice no, ma quello voleva uccidermi. Ma vi sembra una cosa possibile?
che uno per uccidere una persona va con lei su una scala, con un guastone, quindi cade prima lui, addosso a lei, sperando che questa caduta sia una caduta mortale. Questa mi sembra, come dire, quasi una scena da cartoni animati. Vedete, io non difendo gli orologi, solo vi invito, vedete, a una riflessione su questo, perché pure quell'Antonio Campisi, no? Quel vigile del fuoco che dichiarò che quella notte c'era un SUV fuori alla porta di Roberto Ragusa, che può darsi pure sia uscita a portare la spazzatura, che aveva contatti con queste che magari gli doveva dare qualcosa, che sia stata presa un inganno, perché vedete, un allontanamento anche con un inganno su un SUV può portare una persona anche a centinaia di chilometri lontani, e quindi poi se succede qualcosa e sparisce la persona, hai voglia di cercare. Cosa diversa è in piena notte andare a far sparire un corpo nelle vicinanze, ma non è credibile questo, no? Don Eloy è moralmente condannabile per il fatto di aver taciuto, di aver tenuto una relazione con questa ragazza in casa della moglie, quindi di essere forse anche responsabile di questo processo di esaurimento pure a livello nervoso di Roberta, che la portava a essere anche un po' distaccata da quella donna che si era conosciuta anni prima, anche alcune siamo sue amiche, le ho dichiarato che negli ultimi tempi era cambiata. Non era più quella donna, quella mamma, quella donna così amorevole di tanto tempo prima. Vedete, nessuna mamma perdona i figli, si dice, giusto? Ma bisogna anche pensare che ci possano essere delle condizioni che fanno in modo che si provino delle alterazioni e l'alterazione. Quindi abbiamo questi due ex detenuti che hanno messo nero su bianco questa cosa contro i loro sgozzi, e nemmeno si può pensare che l'abbiano fatta per avere chissà quali premi, quali sconti. Sono detenuti di poca importanza, anche loro in carcere per pochi mesi, quindi non è che ne debbano o ne abbiano tratto qualche giovamento. Certamente i loro sgozzi a me non ha mai convinto. Non mi è mai convinto perché non si può dire tutto e contrario di tutto e poi fai passare 8 mesi e dici ho visto una persona che non conosco, poi fai passare altri 4-5 mesi e dici no, ma quella persona era lui, no, ma mi sembra, e poi esci col cane una volta, esci col cane una seconda volta, in piena notte, e poi dici che il giorno dopo il Logli sarebbe venuto a casa tua con la foto della moglie, cosa che qui è dimostrata che non è stata possibile, perché dal mattino dopo Antonio Logli è sempre stato in compagnia dei carabinieri, della polizia, che ovviamente hanno attivato le ricerche, quindi il fatto di dire che il giorno dopo, a mezzogiorno, Antonio Logli sia andato a casa sua con la fotografia, non ha trovato alcun riscontro questa cosa. Quindi rimane il dubbio che Roberta possa essere caduta in un'altra trappola, in qualcosa. Qualcosa può essere successo. Quindi adesso che è stata depositata questa istanza di revisione innanzi alla Corte di Appello di Genova, e io dal punto di vista giuridico sono veramente molto interessato a ciò. Anche se, per carità, ciò non vuole significare una difesa di un Antonio Logli che è un uomo moralmente condannabile, però non dobbiamo parlare solo per questo, dobbiamo vedere tutto. E io il dubbio ce l'ho sul Loris Gozzi, il dubbio ce l'ho perché
non è una cosa chiara. Quindi detto ciò, vedremo appena sarà depositata innanzi alla Corte d'Appello questa istanza, vedremo se ci sono tutti gli elementi probatori, tutti gli elementi che possono giustificare una revisione. Quindi detto ciò io vi saluto, quindi spero che questa sia una buona idea e vi trovi d'accordo questo fatto che ogni mattina, ogni giorno ci ritroveremo qui, visto che sono giornate infinite per me stare qui e quindi il fatto di stare in vostra compagnia a trattare oggi un tema, domani un altro, una riflessione, un tema sociale, che mi potete anche suggerire voi, non per forza cronaca, possiamo parlare della malattia, possiamo parlare della voglia di vivere, possiamo parlare delle amicizie, possiamo parlare un po' di tutto e questo mi fa piacere, quindi io non so se devo stare ancora qui, chissà, cioè, non so quanti giorni, perché l'ausilio, ecco, tecnico dell'ossigeno deve andare via, pian piano stanno diminuendo l'apporto di ossigeno in modo che io possa tornare alla normalità dopo questa brutta polmonite. Però io nel frattempo ho pensato appunto di fare questa rubrica quotidiana, quindi oggi con voi, la rubrica quotidiana, nella quale allacciamo questo filo tra me e voi e siamo un po' in compagnia questi 10-15 minuti e spero ciò mi faccia piacere. Detto ciò, mi sono dilungato fin troppo oggi, vi lascio i miei saluti, un abbraccio a tutti quanti voi, seguitemi numerosi, fatemi compagnia, fatemi sentire la vostra vicinanza e non vi preoccupate per me perché io se faccio questo lo faccio senza alcun sforzo, sto seduto nel letto, l'ossigeno mi basta tranquillo, quindi non faccio alcun tipo di sforzo che non potrei fare assolutamente. Quindi state tranquilli, è soltanto una questione, diciamo, di tempo. Va bene? Quindi un abbraccio a tutti quanti voi e quindi a questo punto vi do appuntamento a domani. Ciao a tutti, un bacio.